È ufficialmente entrato nel vivo il progetto di promozione e valorizzazione territoriale ideato dalla Rete Fare. La rete di imprese è istituita a settembre 2018 e che oggi può contare su numerose e importanti realtà come la Camera di Commercio, Brescia Tourism, Centro Fiera Montichiari, la Fiera Nazionale Lombardia Carne di Rovato, Travagliato Cavalli, la Fiera Nazionale Franciacorta in Bianco di Castagnato e la Fiera Regionale di Orzi Nuovi. A presentare il progetto Giovanna Prandini, presidente pro tempore della Rete Fare. Sì, noi bresciani siamo abituati a conoscere le nostre eccellenze e quindi abbiamo a volte, come dire, l'attitudine di dare per scontato di sapere già quello che c'è sul territorio. Quello che noi vogliamo fare insieme in questa rete è il fatto di comunicare meglio tutto ciò che il territorio offre, quindi non solo i 47 eventi che si celebrano nelle fiere di Brescia, ma anche il fatto che questi eventi sono in territori bellissimi, che dal punto di vista agricolo, dal punto di vista dell'accoglienza, dal punto di vista gastronomico, possono offrire delle proposte estremamente interessanti, senza mai dimenticare che anche la proposta culturale è ricchissima: chiese, musei, attività come mostre, eventi, sono sicuramente all'ordine del giorno. Il problema è comunicarle insieme in modo adeguato, in modo tale che i visitatori conoscano questa offerta. Beh, lo invitiamo subito a venire perché è una lacuna talmente grande che va colmata con il primo evento, quindi sicuramente abbiamo tante cose da poter offrire come bresciani dal punto di vista dell'accoglienza, la bontà dei nostri prodotti, la tradizione artigianale, l'industria che ci ha portato ad essere un'eccellenza a livello europeo, cioè ci sono tantissime ragioni per venire a Brescia. Noi oggi ci limitiamo a dire, soltanto guardando alle fiere abbiamo 47 eventi che ti devi mettere in agenda, salvare la data e ce ne sarà uno, ce ne sarà più di uno dove incontriamo il tuo interesse, però già che vieni visita anche il territorio, mangia a chilometro zero, conosci i nostri prodotti. L'obiettivo della Rete Fare è creare una sinergia comune per valorizzare al massimo tutto il territorio bresciano, come spiega il presidente di Visit Brescia Brescia Tourism Marco Polettini. Ma il compito di Brescia Tourism nell'ambito di questo progetto è un compito di grande collaborazione e di assunzione delle competenze che possono essere proprie della nostra società. Ci occupiamo e siamo stati incaricati di saper cogliere, di saper voler valorizzare tutte quelle che sono le molteplici ricchezze della nostra provincia, della nostra città. Siamo operatori del turismo, siamo consapevoli e coscienti di quanto sia importante sapere fare accoglienza in un certo modo. La migliore accoglienza che possiamo fare è suggerire e supportare tutte quelle che sono le nostre ricchezze. Una provincia ricchissima di valori, di monumenti, di testimonianze storiche. Il nostro ruolo, la nostra ambizione, la nostra capacità sarà proprio votata a saper valorizzare tutto questo per creare lavoro, per creare ricchezza, per creare un futuro per le prossime generazioni in tutti gli ambiti della nostra provincia di cui è ricca. Che è giunto il momento di scoprirla, perché nulla manca di quello che possiamo offrire. Molto probabilmente tutto questo dipende da diversi fattori, cioè. Però non riconoscere, non scoprire i valori e le ricchezze che la città può offrire, che la nostra provincia può offrire, sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista della gastronomia, dal punto di vista di tutti i prodotti che la provincia produce, non conoscerli è una mancanza di identità. E deve crescere questa identità, questo amore per il proprio territorio, per le proprie particolarità, e questo diventa un atteggiamento che può assumere valori assoluti, in senso assoluto.